Per Bergamo abbiamo possibilità di sentire il libero Giada Cecchetto. Allora Giada, si parlava prima con le ragazze di Casalmaggiore, due set giocati praticamente alla pari. Forse da parte vostra c'è il rimpianto di non averla rimessa sull'1-1 con quel secondo set che sembrava proprio, non dico alla portata, però eravate lì per vincerlo. Correggimi se sbaglio. Il secondo set sì, ci è peccato perché eravamo veramente, abbiamo giocato punto a punto e loro hanno fatto valere il loro campo, cioè quando si gioca in campo comunque ovviamente si ha una forza in più e loro hanno giocato veramente bene, hanno fatto un muro difesa incredibile. Noi il secondo set abbiamo battuto molto meglio rispetto al primo e quindi siamo riusciti a metterle un po' in difficoltà, di conseguenza siamo state più punto a punto. L'ultimo, il secondo set sul finale, peccato perché sì, quello forse poteva girare la partita. Mi pare di ricordare un paio di errori, non ne avete fatti tanti, ma quei due nel finale del set pesano molto. Nel momento più importante purtroppo hanno fatto la differenza. E poi quando sei 2-0 sotto. Nel terzo set poi magari non ci avete più creduto, oppure vabbè. Terzo set difficile poi reagire. Dovevamo assolutamente, però comunque non è facile, sei 2-0 sotto. Allora, l'obiettivo era anche per voi portare la vostra squadra alla finale, per portarla in Europa, no? Sappiamo i successi di Bergamo, che quelli di Casalmaggiore, e sappiamo che le due formazioni puntano a tornare ai fasti migliori. Fammi un consuntivo adesso che hai finito, no? Siete arrivati a pari punti anche con Casalmaggiore, un sesto posto che forse credo possa essere giudicato positivamente, come lo è il sesto di Casalmaggiore, correggimi se sbaglio. Assolutamente corretto, guarda, io vorrei dire che sono onorata di aver giocato con le ragazze, il gruppo di quest'anno è stato veramente incredibile, anche con lo staff, la società, i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutto l'anno, sono stati veramente pazzeschi e ci hanno dato una grandissima ripartendo partita. Da una situazione non facile, ricordiamolo. Sì, dall'anno scorso comunque, che non è stato un anno facile per Bergamo, quest'anno ci siamo comunque rifatte con un gruppo nuovo, siamo riusciti a raggiungere un sacco di obiettivi molto positivi, Final Four di Coppa Italia, siamo arrivate sette appunto in classifica pari punti con Casalmaggiore, sì, ci siamo giocati fino alla fine questa qualificazione alla Challenge Cup, quindi penso che tirando tutte le somme sia dei risultati veramente tanto positivi e davvero è stata una stagione incredibile che porto nel cuore perché è stato veramente bello giocare con le mie compagne, lottare su ogni pallone, quindi usciamo a testa alta e pronti poi per l'anno prossimo. Grazie, grazie, complimenti. Grazie.